Davanti al blocco nei pressi dello stabilimento petrolchimico di Gela, come mai avete deciso di aderire a questo tipo di manifestazione? Questo tipo di manifestazione nasce da un movimento che si chiama Movimento dei Forconi, in cui sono tutti partecipi, diciamo, del fatto che non si può più andare avanti in Sicilia, come penso in tutta parte d'Europa, con tutti questi aumenti di tasse, di lavoro che non c'è, che diciamo che lo Stato non fa più, come si può dire, propaganda per i tipi di lavori o per investimenti di lavori pubblici. È normale che viene a mancare la parte primaria, che sono gli stipendi, sia per gli operai che sia anche come me, che sono un imprenditore, come ditta al lavoro marittimo, che non ci sono più investimenti né nei porti, né a mare, né a terra, né nell'edilizia, né nell'agricoltura, né negli autotrasportatori. E giustamente, aumentando già la benzina, ti aumenta l'IVA, ti aumentano le tasse, le accise, e tutto quello che un operaio che cosa deve fare? L'unica forza che abbiamo è quella di fare una forza muscolare e far capire sia alla Regione Sicilia che sia anche allo Stato che noi non ce la facciamo più. Gli autotrasportatori sono fermi per fare un viaggio di camion già a 1,70 euro il gasolio, è una cosa inconcepibile, già con i contratti già firmati dai mesi precedenti, dove prima era 1,60 euro, tu li aumenti 10 centesimi, è normale che gli autotrasportatori non ce la fanno, anche l'agricoltore, per andare a lavorare il terreno con i propri mezzi, che il gasolio agevolato è già 84 centesimi, ne parlo pure io perché io faccio parte, diciamo, di una categoria dove prendo gasolio agevolato a 84 centesimi, adesso dice che devo aumentare nuovamente. Che una barca, la mia barca fa 30 litri l'ora, cioè 30 litri di gasolio l'ora. Io per andare a fare un lavoro che ci voglio 3-4 ore di lavoro, quando gli devo chiedere io a un privato oppure a una ditta? Si arrivano a delle cifre proprio che solamente di costi, se ne vanno solamente di costi. Poi il movimento dei forconi, già partiamo già con gli autotrasportatori, partiamo con gli agricoltori, gli allevatori. Un'altra mazzata anche agli allevatori e anche agli agricoltori. Cioè, è una situazione che è inconcepibile. Noi praticamente come movimento noi chiediamo solamente che, come chiedono il MSI e sia anche il movimento dei forconi, chiediamo l'indipendenza dalla Sicilia, dato che non ci sentiamo nemmeno italiani, perché non siamo né trattati da italiani, né trattati da siciliani. Come paese oppresso, perché giustamente 150 anni fa ci hanno sottomessi alle loro leggi, alle loro tasse. Mentre noi prima eravamo due regioni, sia la Sicilia che la Campania, le due regni delle due Sicilie, eravamo prosperenti, ricchi, ci hanno completamente distrutto. È da 150 anni che ci trattassero. Nel 44 c'è stato il contratto fatto con gli americani, i francesi, gli inglesi e i russi per l'entrata degli americani in Sicilia. Abbiamo fatto uno statuto speciale, in cui questo statuto è 68 anni che non è mai stato applicato e mai nessuno lo applicherà mai, a meno che il siciliano non si risvegli e dice ora basta, alziamo le teste e andiamo a combattere. Questo è l'unico sistema per poter risolvere i problemi siciliani. Cioè noi chiediamo l'indipendenza della Sicilia, punto, è finito. A Gela come vi siete organizzati? Avete avuto la solidarietà da parte dei commercianti, degli altri lavoratori? Ma ancora per i commercianti, almeno un 50% dei commercianti sono aperti. Molti autotrasportatori, agricoltori, studenti, molti disoccupati che non riescono a mettere la pentola sulla cucina per poter mangiare, stanno aderendo tutti. Ma siccome ancora questo è il primo giorno, ancora siamo in fase di organizzazione, sicuramente si partirà per andare a Palermo. Perché non è che si fermerà qua la manifestazione, perché qua alla fine Gela è solamente il policlinico, qua lo stabilimento, ma già a Messina, a Ragusa, a Siracusa, a Priolo, a Palermo, già hanno bloccato quasi tutto, perché noi non è che vogliamo mettere in ginocchio la Sicilia, ma nemmeno però anche gli stessi siciliani dovrebbero anche capire che questa è una lotta fatta per i siciliani, non è fatto per... che ti posso dire per gli extracomunitari, che giustamente loro vengono qua per poter mangiare, ma anche noi dobbiamo mangiare, non è che siamo razzisti a dire no tu non devi mangiare, ma non c'è neanche per loro, e giustamente viene a mangiare.